Ciao a tutti da Sbidogame! Sapete con chi siamo in compagnia oggi? Konix Player 96! Che poi ha Non anche è tanti vero. altri nomi. Come non è vero? No, vabbè, ciao ragazzi. Dico che ha tanti nomi perché lui ha diversi canali, vero? C'è Calam, X Player 96, come vi ho detto prima, e poi c'è il No. sito della Crazy Game Community. Vabbè, ma quella è la community, non è comunque un altro mio nome. È vero, Cioè, un non è che altro viene nome. là, ciao Crazy Game Community. Ma se no posso dire Davide, scusa. Si può? A posto, a posto. Ecco, allora se non ti dà fastidio ti chiamerò Davide. A posto, meglio, meglio, Ecco, meglio. chiamiamolo Davide. Allora Davide, ti ricordo che se te non vuoi rispondere ad una delle domande che ti farò, dovrai dire la frase "La mia vita non avrebbe senso senza le figurine di Favij", d'accordo? Posso avvalermi di non dire neanche questa frase? Va bene, vedremo se ti servirà usarla oppure no. Allora, Davide, ti chiederò, da quanto tempo carichi video su YouTube? Dal 2007, precisamente febbraio del 2007. E il canale Xplayer 96 da quanto tempo? Più o meno. Allora, se vogliamo mettere il nome, cioè The Player 96 esiste da circa il 2011-2012, mentre il canale che ho adesso, dopo che l'ho cambiato nuovamente, è un annetto, due massimo, un annetto e mezzo comunque. Invece Calam, dove carichi Yan V? Da Da qualche mese. qualche mese. Non mi ricordo quale, però ti dico da qualche mese, va a posto Va così. bene, poi c'è il sito della Crazy Game Community, ma avremo tempo di Sì. parlarne. Ci spieghi la differenza di questi vari progetti su YouTube? Allora, XThePlayer96, che è, diciamo, il mio canale principale, è quello dove faccio gameplay. Dal nome il giocatore del 96 che fa anche un po' schifo, però ormai è troppo tardi per cambiarlo. Faccio gameplay, mentre sul canale degli AMV, cioè Calam AMV, faccio AMV. Gli anime music videos che sono molto belli. Vi dico anche questa cosa che lui lo potete trovare anche su Dailymotion, non solo su YouTube, per vedere Yan V che fa ancora meglio, perché su Dailymotion li può caricare anche con le musiche diverse, vero? Esatto, perché YouTube è diventato cacca, per cui non puoi caricare No, non è tutta niente. cacca. No, Cioè, però lui buona parte. si riferisce a certi problemi in cui si può No, mi incorrere riferisco su comunque a YouTube. quei problemi di copyright che Che è conosciamo tutti. Sì, molto ristretto ultimamente. è vero, è vero. Ma io lo capisco. Discorso da copyright, ti capisco benissimo. Avendo un canale musicale anch'io, ti capisco. Io non Allora. guarderò mai nella webcam per tutto il video perché io sono abituato a guardare lo schermo. Io guardo, non so cosa guardo, io guardo le domande che ho scritto, guardo un po' lì, guardo un po' là, cioè, Sì, guardo un po' quello che te. capita, quello che Comunque, capita, alla bravo. fine, vabbè, questo non è un film, ragazzi, lo sapete, quindi se ci vedete guardare a destra, a sinistra, su e giù, pazienza. Allora, sai suonare qualche strumento musicale? Sì, più di uno. Dimmi quali, per esempio. Allora, quelli che ho studiato, quindi che so suonare meglio, pianoforte, chitarra, batteria Wow. e basta, alla fine, cioè questi. Beh, vabbè, puoi Mentre già quelli fare che mi una band da sono, solo. se, quelli che invece mi sono imparato un po' da solo sono più cose per la musica elettronica, quindi diciamo più su remix e quell'ambito. Bravissimo. Ma quindi hai studiato conservatorio, musica o fatto corsi? L'ho studiato alle scuole medie. Avevo una sezione musicale in cui facevano studiare strumenti. Ok, bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Secondo me sei anche molto intelligente. Cioè, io lo so, cioè, io ti conosco da un po', quindi. Buona.
Quindi lo so che sei un ragazzo molto intelligente, quindi no, 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 non è vero, non è vero. Vabbè, dopo è colpa, dopo giochi con Winterboy. Ecco, Salutiamo Winterboy. dopo lui mi fa uscire di testa perché lui deve fare le cose. Winterboy, questa cosa l'ho detto apposta, è scherzo, ma lo sai che stimo molto anche te. Allora, preferisci i boxer o le mutande? Che domanda. Quello che capita, sinceramente. Vabbè, meglio Trova lì, boxer, oh. Beh, quello che dipende da trova dove lì, sono. magari mette le braghe e basta, non c'è neanche. Beh, controllo. Faccio il boxer. Vabbè, perché chi lo sa, cioè adesso noi vediamo anche la maglietta, ma adesso. Scusa, è una felpa, non è una maglietta. Ah, scusa, scusa, si vedeva dal collo in su. Ok, la felpa con cappuccio, vero? Wow! Ecco, così Apposta, sembra un puffo. io perdo punti anche Perché per sei questo. alto, se no fa molto puffo quell'azzurro. Sì. Allora, credi in Dio? Sì e no. Devi motivarla però, se dici sì e no. Nel senso che non credo come è scritto nella Bibbia, ecco. Ok, però credi in un'entità superiore, eccetera, eccetera. Insomma, che possa esserci. Sempre dipende perché sì, diciamo sono più verso il non credere a niente comunque. In generale, quasi ateo. Sì, una via di mezzo. Una via di mezzo. Ok. Allora, perché ha aperto la Crazy Game Community, di cui anch'io faccio parte? Allora, inizialmente l'ho aperta come una community, un normalissimo canale su YouTube per caricare video tra amici, così per creare appunto una community. Poi parlando un po' con Witherbo in privato, siamo venuti fuori con la conclusione e abbiamo detto: ma se apriamo una community, perché non trasformarla anche in un network? Oh, lì mi sono un attimo informato con YouTube stesso, scrivendo delle email a YouTube su come si faccia a creare un network. E dopo delle varie informazioni ho trovato comunque degli agganci che mi hanno permesso di creare appunto il network della Crazy Game Community, e è nata con lo scopo di aiutare piccoli canali a crescere, essendo tutti comunque con pochi iscritti, senza essere chissà quanto famosi, in modo da aiutarsi a vicenda, divertirsi insieme a fare video. Ok. Perfetto, sono d'accordissimo, con questa cosa. Hai cani, gatti, scarabei dorati, qualcosa del genere? Ho un cane, basta. Un cane. È vicino? No. No. No, no, è lontano, niente. Ho Come si controllato. chiama il cane? Lola. Salutiamo Lola! Ciao Lola! Come Lola Ponce, c'era la cantante, ballerina, vabbè. Sono Ok, troppo giovane per questi nomi. penso sia vecchissima. Beh, vabbè, comunque dai. Allora, per quali motivi ti piace tanto Minecraft? Allora, diciamo che non mi piace proprio Minecraft come gioco, mi piace più la libertà che dà Minecraft, appunto, perché comunque hai la libertà di fare quello che ti pare. Questo è il motivo, diciamo. Solo nel gioco, ragazzi, però. Don't try this at home. Cioè, non andate a griffare poi le case degli Sì. altri. Prendi i picchi di lava, li butti dentro alle case. Oppure andare in giro con spade di legno. E poi soprattutto non riuscirete mai con dei picconi di legno a rompere delle Certo. rocce. Una volta che ti rompi il braccio. Ecco, al massimo vi romperete i bra. Va bene. Allora, perché uno si dovrebbe iscrivere al tuo canale barra canali? Ah, ok, infatti stavo dicendo quale canale. Beh, diciamo che non ho mai cercato gli iscritti. Nel senso,
per me non fa differenza avere un iscritto come 10.000 iscritti, se mai ci arriverò. Però comunque Beh, dai, un pochino. sì, Fa no, un forse mi pochino farebbe dispiacerebbe differenza. perché Dai, dai, comunque dai, 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 dai. non mi viene la parola. Cioè, io ho capito cosa stavi per dire, però sì, un pochino. Sì, Dai, fa comunque. piacere avere poi alla fine tanti iscritti, fa piacere. Dai, non pensi Sì, che. quello fa sempre piacere, ovviamente, perché anche comunque Insomma. un. Non mi viene sta parola. Le 2 ore che tento di dirla non mi Non viene. so, comunque è un bel traguardo, Un cioè obiettivo arrivare. personale, un È un traguardo, bel esatto. obiettivo, sì. Sì. Comunque, perché iscriversi al mio canale? Se vi piace vedere comunque Minecraft, perché ultimamente faccio quasi sempre Minecraft. Comunque in modo divertente, nel senso, no, il video serio, così, cose in cui si ride per quasi tutto il In video, qualche video comunque. ci sarà anche Witterboy. Esatto, in qualche. Qualche video. Solo qualche. Sì, se vi piacciono dei video divertenti, comunque, diciamo, dei gameplay un po' sul comico, allora potete provare a guardare i miei video. Ok, perfetto. Allora, quanto tempo impieghi per fare i tuoi unvi sul canale Calam? Dipende da come li faccio dall'anime che tratto dalla musica, perché comunque ci sono varie tecniche per fare un AMV. Cioè, quella più semplice, diciamo, prendi uno spezzone di un episodio, ci metti sotto una musica e basta, finito così. Mentre io mi baso un po' più a fare qualcosa di tecnico, dato che col mio canale di gameplay non posso fare qualcosa di più professionale, almeno mi specializzo un po' di là. Magari sincronizzando le immagini del video con la musica. Intanto stavo morendo soffocato. Prendi qualche respiro, prendi. Se no è l'apnea. Ti hai visto il viso rosso, paonazzo. Io sono Coraggio, abituato a coraggio. parlare a raffica, per cui sì. Sì, diciamo, dipende dalle tecniche, comunque non meno di 4-5 ore. Bevo un goccio d'acqua da parte tua. Ecco, Sì. Tanto che io muoio ora che ho soffocato. bevuto l'acqua, ti sei riposato. Allora, quali sono i pregi e i difetti di essere uno YouTuber? Allora, pregi, non lo saprei. Comunque, se è una cosa che ti diverte fare, è già un pregio, perché comunque è un hobby. Deve essere qualcosa fatto con divertimento, con passione. Per cui questo è già un pregio dell'essere YouTuber. Tra gli altri pregi, comunque, c'è anche la soddisfazione di magari avere qualche dialogo nei commenti con degli iscritti, trovarsi magari dei mi piace sotto un video in modo che ti fanno capire, dici, cazzo, quella serie sta piacendo alla gente che mi segue. Mentre se vogliamo parlare dei difetti, ce ne sarebbero un bel po'. Senso che è una cosa che porta via molto tempo. Se si ha comunque un canale che si vuole tenere molto attivo, quindi io adesso sto tentando di avere una scaletta, nel senso carico video alle 14 il martedì e il venerdì, se c'è un video extra la domenica, in modo da tenere una scaletta fissa. In tutto il resto dei giorni tendo magari a montare tutti i video, a registrarli quando si ha tempo, quando mi trovo con Wither, dato che le serie che sto facendo sono insieme a lui. Mentre come un altro difetto è proprio YouTube, se vogliamo dirlo, il difetto principale, perché comunque crea molti problemi, non solo per il copyright, ma anche per i feed, che ultimamente un canale piccolo, poco seguito, ha difficoltà ad essere visualizzato nella home page di YouTube, Sì, ovviamente, sì, sì, ma sì, sì. anche se si è iscritti, comunque, nelle mie iscrizioni che si trovano su YouTube è difficile trovare il video di quello che magari è seguito di meno. Alla fine, questi, diciamo, sono un po' i difetti. Sì, condivido benissimo. Allora,
Io so che stai scrivendo anche un romanzo. Sì, che attualmente è un pochino in pausa perché ho Con veramente tutti un questi sacco di cose da progetti. fare. Sì, non ci Però sto più spero che lo dentro. porterai alla fine perché io inizio tante cose, poi di racconti, mica racconti, non li porto a termine. Quindi almeno spero Sì, che. di portarlo a termine lo porterò a termine. Devo fare, diciamo che quello che ho scritto per il momento sono intorno ai 10 capitoli, un centinaio di pagine, E ma di cosa sono. parla? Di cosa parla? Allora, diciamo che quello che ho scritto per il momento tratta di una cosa ambientata comunque nel presente, Sì. che dei ragazzi trovano, no, cioè non è che trovano, vengono a conoscenza che stanno venendo sviluppati dei videogiochi in realtà virtuale, quindi diciamo con una specie di Oculus Rift, in cui si utilizza l'intero corpo per muoversi all'interno del gioco. Per colpa di un tizio che hackera il sistema, fa in modo che questo sistema simile all'Oculus Rift li faccia entrare interamente nel gioco, quindi loro si trovano bloccati all'interno di questo gioco, devono riuscire a sopravvivere fino ad arrivare alla fine appunto di questo gioco, dal boss finale, per riuscire a far liberare tutti, con varie Bella. Bella, conseguenze durante lo sviluppo bella, della bella, trama. Però bella, bella, bella. Mi piace comunque come è molto una bozza, nel senso che c'è molto da cambiare, idea. Sì, 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 perché sì. sì, quello che ho scritto comunque è poco chiaro è da ampliare, insomma. Ok. Tantissime volte fai video in coop con Witherboy. Da quanto tempo vi conoscete e avete litigato ogni tanto? Allora, ci conosciamo da metà 2012 circa, per cui 3 anni ormai. Abbiamo litigato, però i litigi a modo nostro, nel senso ti insulti quei 10-20 minuti, poi basta, finita là. C'è stata magari qualche volta che non ci si è sentiti per un po' di tempo, ma per comunque più impegni personali, magari problemi di Sì. salute, eccetera. Però comunque sì, alla fine non c'è mai stato, diciamo, il litigio vero e proprio. Bene, bene. Salutiamo Wither ancora. Ammazza Allora, Wither. quali sono i tuoi valori nella vita in generale? Questa è una domanda un po' difficilotta da Beh. rispondere. Anche perché non ho una risposta proprio decisa da dare. Secondo me ci sono vari valori che bisogna comunque avere in una vita, comunque valori della famiglia, dell'amicizia, degli amori anche. Per cui sì, diciamo che per me si basano su questo. Eh beh, giustissimo, giustissimo. Ovviamente senza dire che anche poi i soldi non fanno male, però Non si buttano via. esatto. Ormai che viviamo in un mondo in cui serve i soldi per comprare tutto, non fa mai male avere qualcosina in tasca. Allora, ora ti dico dei nomi di giochi e tu mi devi dire un aggettivo. Call of Duty Black Ops 2. Posso dire una frase che non è proprio un aggettivo? Sì. Ok, i Call of Duty non mi piacciono, per cui sì, Ok. l'intera serie, per cui Il secondo dico gioco era Call of brutto. Duty Ghost, quindi Ecco, brutto. il terzo era Advanced Warfare. Brutto. No, Io ho comunque giocato sono tutti e mie opinioni personali, tre. perché a me non piacciono gli sparatutto come genere, Ok. per cui sì, alla Va fine un po' bene. quello è il motivo. Allora, Far Cry 3? Bellino. Far Cry 4? Vabbè, è simile, per cui Abbastanza sei sempre là. simile. Assassin's Creed? Assassin's Creed avrei detto bello se non fosse sfociato nel ridicolo con gli ultimi capitoli. Diciamo, fino ad Assassin's Creed 2, quindi anche Brotherhood e Revelation, dico bello. Poi Dopo Black cala un po'. Flag, Unity, Sì, cosa, lì in no, quel cala un pochino. no.
tanto. Ok. GTA 5? Allora, GTA 5 è un gioco che ho anche giocato molto, per cui dico che non ho giocato più online che single player, ma comunque per l'online dico bello. Ok, sicuramente molto divertente. Sì, quello sì. In compagnia In soprattutto compagnia è ci si lì. diverte. Life is Strange? Non lo conosco. È quello che faccio io della ragazza dell'avventura. Vabbè. A quella che ha i poteri strani. Sì, che fa tornare Ah, indietro il ok, allora tempo. sì. E non l'ho seguito molto, però comunque. vedo, non ti ricordavi neanche come si chiamava. Ecco. Cioè, io tendo a non, come, non classificare, a non giudicare un gioco se non l'ho almeno No, provato, per beh, cui quello. No, sì. non. Capisco, capisco. Creativerse? Oh, Creativerse non l'ho provato, ho visto solo dei Che gameplay, da quello che ho impressioni hai? visto. Bah, secondo me può essere un buon gioco, però bisogna vedere come verrà portato avanti dagli sviluppatori. Ok. Sì, anche perché è ancora in fase alfa, penso. Sì, esatto, per cui sì, non c'è molto da vedere, non è comunque una versione completa per dire sì, un gioco bello o no, un gioco brutto. Ma ci sono gli alberi viola! Ah, Per quello va il gioco ottimo da. saluto Modcraft, questo lo capiamo io e lui. Vabbè, allora, dimmi uno dei tuoi film preferiti e motivane il perché. Oh, film preferiti, è più una saga, è la saga di Ritorno al Futuro. Ah, Quella, fantastico! cioè, l'avrò guardata da quando avevo 3-4 anni, l'avrò guardata se non 60-70 volte ormai, per cui sì. Sì, meraviglioso, meraviglioso. Beh, non c'è modo di spiegare perché mi piace, è bella No, appunto. no, se fosse stato un altro film È ti quello avrei chiesto il che perché, ma Ritorno al futuro, ragazzi, c'era dice. No, è una per cosa particolare, motivazione. se. Sì. Che si può dare, non si possa andare, cioè motivazioni lo dice già il Esatto. titolo, cioè, sono meravigliosa, trilogia meravigliosa. Ora immagina che sei in un bosco. E stai dormendo. All'improvviso senti un forte fragore. È un meteorite che fa un grosso squarcio nel terreno. Là in fondo vedi una roccia verdastra. Ora continua tu la storia. Questa roccia, me ne vado, scappo se c'è un meteorite che cade. Non lo vai a toccare? No, Scappi! io scappo perché non mi fido. Tocchi e ti scioglie la mano perché è radioattivo, verde, cattivo, brutto lì. Niente, X-Player ha scelto di fuggire. Boh, basta. Non ha voluto toccare il Fine della meteorite. storia. Chissà cosa sarebbe successo. Ormai non lo possiamo sapere. Non ha voluto La morte, esplosione nucleare. toccare. Scrivete nei commenti cosa avreste fatto voi col meteorite. Allora, sai fare il verso del triceratopo? Non so neanche che, cioè, so più o meno cos'è, ma non so che verso può fare. Bello, Ah, bello. questo è il nuovo Mi è verso. piaciuto. Era un po' pecorino quel triceratopo lì. Vabbè. Hai mai letto qualcosa di Shakespeare? Non leggo molti libri, per cui Neanche no. Stephen King. Ok. Ti piace nei film dell'orrore? Diciamo che come film sono il mio genere preferito, thriller, horror. Ok, qual è uno dei tuoi horror preferiti, per esempio? Sono due saghe più che altro, la saga di Saw e la saga di Final Destination. Ah, sì. Beh, Final Destination è molto divertente, cioè diventa grottesco alla fine. Però Sì, ma anche è Saw anche un po'. diventa demenziale negli ultimi Sì. capitoli. Cominciano tutti bene, poi cominciano a fare sempre Poi un po' dopo più schifo. diventano. Però sono molto divertenti da seguire. Poi belli gli Sì. effetti, il make-up, sono fatti bene. Anche a me piacciono. Diciamo che la storia più bella di The Saw è quella del primo capitolo.
Sì, anche a me è piaciuta di più quella del primo. Ecco, poi dopo le altre, sono molto belli anche gli altri capitoli, però sicuramente la trama del primo è l'idea geniale. Allora, vuoi ringraziare chi guarderà questa intervista? Va Grazie. Vuoi salutare qualcuno? Ti saluto. La mamma. Ciao mamma, sono Ecco. TV. Che neanche Ciao guarda, mamma di Davide, credo. ciao. Neanche sa che sono su YouTube un altro po', per cui. Cioè, dopo 7 anni che mi. No, vabbè, no. 8 anni che mi sente dentro di una camera urlare là, salve a tutti, sono The Player Ma 96. dai, ma lo sa, ma figurati. No, vabbè, sì, comunque. Scusa, dopo tutto sto tempo. Mi sa che inizialmente ha detto questo è pazzo, parla da solo davanti al Sì, computer. come dice, è impazzito del tutto. Sì. Niente, allora ragazzi, iscrivetevi, andate a visitare i canali di Xplayer96, Davide, Calam, alla Crazy Game Community di cui faccio parte anch'io, che l'ha creata lui praticamente. C'è l'admin che è Witherboy. E poi dentro ci sono io che ci collaboro. Ci ha aiutato molto anche The Dark, che adesso ha il nuovo canale Modcraft. Ci ha aiutato molto anche lui, anche pur non essendo socio co. C'è Matteigno, Matteigno, lo Ruzzino, salutiamo, che nel suo canale fa Clash of Clans. Ruzzolino. Ruzzolino, che ci ha portato un video di Battlefield Hardline. Adesso mi ammazzano perché non mi ricordo i nomi di chi c'è nel network. Beh, perché poi dopo si sono iscritti diversi, così. Però noi abbiamo Sì, ce ne citato sono quelli più pochi che. attivi. Abbiamo citato quelli più Sì, attivi, esatto. giustamente, perché. E niente. Quindi andate a visitare il suo canale, guardate i suoi video, iscrivetevi e niente. Io saluto, ringrazio tantissimo. Adesso cadrà il microfono, aiuto. Niente, grazie di aver partecipato a questa intervista. Oh. Ciao!